Lo scorso gennaio abbiamo firmato insieme ai comuni di Caviglio, Figline e Cisavaldarno una convenzione con RFI per la messa a dimora nell'ex area mineraria di Caviglio delle terre della FAV. Questa convenzione presuppone la possibilità per il nostro comune di avere un ristoro di natura economica legata ai disagi che comunque la nostra popolazione e cittadinanza dovrà sopportare nei prossimi 4-5 anni per il passaggio dei treni che porteranno appunto le terre verso l'area mineraria di Caviglia. Nell'ambito di questi contributi, 3 milioni e mezzo di euro saranno investiti in interventi sulla mobilità, essenzialmente mobilità di natura sostenibile e ciclabile. È un programma di interventi che abbiamo approvato con una delibera di giunta lo scorso 16 marzo e che invieremo entro il mese di aprile ad RFI. Vi ha lavorato un gruppo di lavoro coordinato dall'assessore Pellegrini e costituito dai tecnici e comunali che ha messo appunto proprio questa serie di interventi. Saranno interventi infrastrutturali importanti che diversamente e come comune non avremmo potuto realizzare considerato le pieghe molto ristrette del nostro bilancio e che nel corso dei prossimi anni modificheranno il volto del nostro territorio e che andranno ad unirsi ad altri due interventi altrettanto importanti, quali la ciclopista dell'Arno, il cui primo lotto è già partito, e poi dall'altra parte la passerella ciclopedonale tra le due rive dell'Arno. Sicuramente un ringraziamento importante all'assessore Pellegrini che ha coordinato questo gruppo di lavoro costituito dai tecnici comunali, ma mi sento in dovere di ringraziare i due sindaci che prima di me hanno lavorato a queste convenzioni perché il nostro comune potesse avere un ristoro legato al danno e al disagio subito. Quindi Mauro Tarchi e Maurizio Bigi.